Roberto, allora buongiorno, benvenuto, il capo della Polizia, direttore generale buongiorno. Della Pubblica Sicurezza, prefetto Lamberto Giannini, buongiorno. Buongiorno. Prefetto, tutti ricordiamo quei momenti, io ma chiunque di noi, il 23 maggio e il 19 luglio, lei come ha vissuto quei momenti? Il 23 maggio ero in servizio alla sala operativa della Questura di Roma e ricordo che arrivò questa notizia. Prima, in primo momento non si capiva bene che cosa era accaduto, poi mano a mano si andava chiarendo il tutto e ci fu un attimo veramente terribile, di sconcerto, di dolore, di preoccupazione, un affanno nella ricerca delle notizie. E però là vidi subito anche la determinazione perché mentre da una parte si cercava di avere notizie, dall'altra si doveva continuare nel lavoro, perché arrivavano comunque le chiamate, all'epoca il 113 era un continuo. E dopo un po' iniziarono ad arrivare anche chiamate dei cittadini che non dovevano solamente dare un senso di vicinanza, di affetto, e questo ci colpì molto e poi fu veramente un momento difficile perché il dottor Falcone era per tutti noi un simbolo, sapevamo dei nostri ragazzi della polizia che lo scortavano e avevamo subito capito l'entità di questa tragedia. E la vedemmo anche nelle facce, Meghero, un ragazzo più giovane, un funzionario più giovane, dell'allora questore Masone, che era veramente una faccia atterrita davanti a quello che era accaduto. E poi, quando fu per il dottor Borsellino, io avevo cambiato ufficio, ero alla Digos di Roma, e anche là ci fu la stessa reazione di sconcerto, ma ricordo che poi noi come ufficio, come Digos di Roma e la mia sezione in particolare, fu chiamata poi a fare i servizi di scorta per il procuratore Caselli che poi arrivò. E ricordo che il personale faceva gara per fare questi servizi, perché come ha detto il collega, di fatto per tutti noi era un grandissimo onore poter dedicarsi alla protezione di queste persone, di questi magistrati che stavano avendo un compito così, così difficile. Anche a rischio della vita. Anche a rischio della vita. Beh, quello fa parte del nostro dire, lavoro. La verità non era, certo, fa parte del nostro lavoro. In quel momento era veramente considerato un privilegio. Noi chiaramente su Roma, su altri spostamenti in Italia facevamo questa attività, ma si faceva con grandissima dedizione. Grazie direttore. Adesso vediamo insieme questo servizio, questo racconto realizzato dalla Fondazione Falcone, un racconto diciamo della Palermo simbolica, della Palermo di questi scorci in cui c'è un ricordo e che rappresenta un simbolo, ma che vogliono anche dire riappropriarci, no? degli spazi della città, quelli violati dalla criminalità. Vediamo.